Buongiorno, benvenute e benvenuti al decimo e ultimo incontro del ciclo di formazione organizzato dalla Biblioteca Gianni Rodari di Borgo Santa Maria di Pesaro, nell'ambito del progetto, Periferia, Digitale. Un corso, come abbiamo visto negli incontri precedenti, dedicato interamente al tema della competenza informativa e della competenza digitale. Quello di oggi si intitola, è dedicato al curriculum per la competenza informativa. È un incontro che a conclusione del percorso vuole un po' tirare le fila, ma rappresenta naturalmente anche una sfida per il futuro. Spero in qualche modo di riuscire a darvi degli elementi, se non altro, di riflessione e qualche suggestione per poter poi proseguire anche in autonomia questa esperienza di didattica della competenza informativa. Vado subito in presentazione perché ho bisogno di focalizzare anche tramite immagini sul discorso che vado a proporvi. Dunque, eccoci qua. Allora, riparto dalla pagina web del sito del comune di Pesaro, nel quale abbiamo poi aggregato tutta l'informazione organizzativa del percorso. Quello di oggi, appunto lunedì 7 settembre, è il decimo, il curriculum per la competenza informativa tra scuola e biblioteca, basi per la progettazione condivisa. E questo il titolo di una proposta che naturalmente è frutto non solo del lavoro mio, ma anche di confronto continuo con colleghi bibliotecari e insegnanti. Come sapete ormai, negli incontri precedenti abbiamo affrontato costantemente il tema delle domande di ricerca, delle domande, come dire, del bisogno di apprendimento, e abbiamo cercato anche di affrontare queste dinamiche, questi processi cognitivi, questi processi di apprendimento utilizzando anche delle piattaforme digitali. Noi, fino a prova contraria, ci siamo stati in questi 10 appuntamenti sempre collegati online e di tanto in tanto sono riuscito anche a proporvi delle attività collaborative, no? Non ultima, anzi direi forse la principale, proprio questa del brainstorming. Quando ci poniamo le domande, se ci poniamo soprattutto le domande giuste, naturalmente, come dire, per darci risposta, noi sappiamo ormai che dobbiamo, come dire, possiamo seguire anche strategie diverse, possiamo chiedere agli esperti, possiamo lavorare nei gruppi scolastici o meno che essi siano. Naturalmente possiamo informarci. E questa terza opzione che noi abbiamo approfondito nel dettaglio e abbiamo visto che quando ci informiamo, lo facciamo sempre riutilizzando dati, informazioni, conoscenze registrate che nel corso del tempo, nel corso della storia, hanno assunto delle forme che poi sono anche evolute nel corso del tempo fino ad arrivare ad oggi, in cui il formato digitale in qualche modo rende tutto più frammentato, tutto più granulare, tutto più mescolato, ma senza in ogni caso abolire del tutto, come dire, cancellare del tutto, no, la tradizione precedente. Per cui abbiamo visto
il ruolo che hanno nell'apprendimento, i dizionari, le enciclopedie, ma anche tutta un'altra serie di documenti che noi non abbiamo avuto il tempo naturalmente di approfondire nel dettaglio, che devono essere assolutamente introdotti nella didattica, nei processi di apprendimento, sin da bambini. Naturalmente, a parte riviste, libri, video, immagini di sorta, quando noi mettiamo le mani all'interno delle tipologie documentarie, ci accorgiamo naturalmente che sono così tante che abbiamo anche, come dire, bisogno di classificarle, no? Le distinguiamo in primarie, secondarie, terziarie. Le enciclopedie e i dizionari sono per definizione, no, delle fonti terziarie. Ma l'analisi, la sintesi, il confronto dei documenti, il confronto tra informazioni di formato diverso, appunto, inizia sin da bambini, ma poi continua in maniera, direi, pressoché inarrestabile, no? Nel corso degli anni, perché quando, appunto, come ho provato a dimostrarvi, insomma, vediamo le varie tipologie documentarie, queste sono così tante davvero che forse all'interno della scuola non riusciamo neanche alcune di esse neanche ad introdurle, cioè a farle vedere, per appunto per l'enorme quantità. Io adesso scorro velocemente queste slide, che poi voi ritroverete nella registrazione in ogni caso, ma che mi servono giusto per dare l'idea dell'enormità, della grandezza, in qualche modo, dell'ecosistema informativo. Allora, come vi ho già anticipato prima, è chiaro che questo lavoro sulle fonti, sulle informazioni, sui dati, l'abbiamo svolto all'interno di un ambiente digitale, e ragionavo rimettendo insieme tutti i vari pezzi. In realtà noi in questo ambiente digitale estremamente amichevole, semplificato, non abbiamo fatto grande fatica neanche ad interagire, però abbiamo utilizzato, vedete, una quantità di software e che magari spesso utilizziamo anche dando per scontato, no? Senza andare ad approfondirli, però è chiaro, no? Nella sequenza, che bisogna avere un browser per aprire una piattaforma come Zoom, come Mentimeter o un motore di ricerca, no? Tramite un browser, cioè, quindi Google Chrome, Mozilla, Opera, noi riusciamo naturalmente a gestire anche i collegamenti su Drive. Dentro Drive troviamo documenti, fogli di calcolo, moduli per fare dei questionari, e troviamo anche la famosa Jamboard, no? La lavagna sulla quale abbiamo fatto spesso e volentieri brainstorming. Su questi strumenti, diciamo, di base, che sono stati strumenti digitali, che sono stati utilizzati pressoché di continuo, poi dopo abbiamo anche innestato altri software, no? In grado di aiutarci nell'analisi, sintesi, quindi nella comprensione e produzione del testo, no? Abbiamo visto il contacaratteri, il Voyan Tool. Naturalmente io adesso metto LibreOffice, ma poteva esserci anche Wordly come programma di videoscrittura, come dire, indispensabile nella produzione, nella comprensione di testi. Ma poi abbiamo visto anche alcuni software per la creazione di mappe concettuali e semantiche. Questo appunto per darvi la dimensione della quantità di formati di informazione e di software che noi abbiamo adottato in questi 10 incontri. Quello che vi propongo di fare questa mattina come unica attività, ma proprio minimale, di interazione, purtroppo è così, l'ultimo incontro dovrete in qualche modo sopportarmi ancora per un'oretta. Allora, vi propongo
poco rapidamente una dimostrazione di come funziona un ambiente di apprendimento online che in qualche modo è il frutto anche del confronto avviato qualche giorno fa con la professoressa Arianna Piermattei, che ci ha guidato, no, all'interno dei cinque passi di cinque passi per la didattica della competenza informativa, facendoci capire l'importanza di organizzare anche soprattutto online un ambiente di apprendimento prima ancora di svolgere una lezione, un ciclo di lezioni. Quello che abbiamo fatto noi in questi 10 incontri è stato cioè abbiamo creato evidentemente un ambiente di apprendimento, ma sempre sincrono, cioè io che parlo, noi che, insomma, che ci confrontiamo facendo brainstorming, però in realtà poi nello spazio di tempo che intercorreva tra un incontro e un altro non ci siamo mantenuti in contatto. Perché? Perché non avevamo previsto uno spazio di discussione e di condivisione ulteriore, quindi asincrono. E la professoressa ce ne ha proposto qualcuno, e io questa mattina, per rinforzare direi questo discorso, ma anche poi per potermi ancorare nella proposta di curriculum che vi farò, vi faccio vedere rapidamente come funziona Edmodo. Allora, per semplificare, come al solito, faccio così: apro un altro browser che è Mozilla e non Chrome, apro un altro browser e cerco Edmodo, che è una piattaforma per l'e-learning, per la gestione di ambienti di apprendimento online. È una delle tante, naturalmente, forse ormai è più quella più conosciuta è Google Classroom, ma Edmodo in realtà è parente stretta e non è naturalmente l'unica. C'è WeSchool, c'è Moodle, ce ne sono veramente di ogni tipo di ambienti di apprendimento, per cui ricordatevi di spegnere i microfoni. Per cui, vabbè, io vi propongo questo perché, scusate, provo a capire chi ha acceso il microfono. No, è stato spento, grazie. Bene, è il bello della diretta sincrona, appunto, questa. Bene, Edmodo. Edmodo è una delle piattaforme che mi è capitato di utilizzare in questi anni, insomma, di formazione. E come si fa ad utilizzarla? Io rapidamente adesso vi faccio vedere che per registrarvi è una questione appunto di un minuto, il tempo di mettere le vostre credenziali come insegnanti, come studenti o addirittura come genitori, dopodiché vi arriva un'email, confermate l'iscrizione e siete dentro la piattaforma. Adesso io non vi faccio vedere naturalmente la procedura di iscrizione di base, perché ripeto, è più facile iscriversi su una piattaforma del genere che probabilmente su Facebook, perché non chiede troppe informazioni personali, se non altro all'inizio. Quindi io vi faccio vedere direttamente l'ambiente dall'interno, come l'ho utilizzato io. Io già sono registrato, appunto, quindi accedo. Ecco, sbaglio anche naturalmente le mie credenziali, però adesso le rimetto subito. Ecco, qua sono dentro Edmodo, che vi spiego rapidamente come funziona, giusto perché poi chi di voi vorrà continuare eventualmente ad interagire, a collaborare, a condividere, potrà farlo utilizzando che cosa. Allora, sulla sinistra di questa pagina web vedete appunto una colonna con un menu. A parte l'icona del mio profilo, poi trovate la scritta Le mie classi e poi la scritta I miei gruppi.
Allora, le mie classi di studenti. Io naturalmente non sono un insegnante di scuola, quindi non ne ho, cioè non ne ho tante e non ho naturalmente neanche un pregresso talmente vasto da potervi mostrare decine di esempi. Ma comunque, le mie classi sono state classi comunque di docenti in questo caso, mentre i miei gruppi non sono i gruppi di insegnanti, cioè come dire, gruppi di inteso come professionisti che si confrontano allo stesso livello. E questa distinzione serve appunto a gestire meglio e in maniera anche separata il lavoro didattico che si fa con le classi e il lavoro invece è la discussione, la conversazione che si fa con i gruppi. Allora, tra i gruppi ne ho inserito uno che si chiama CV, quindi Curriculum Infocomp Italia, ma gli ho dato questo nome giusto perché avevo bisogno un attimo di trovare una formula che fosse sintetica e comunicativa, quindi curriculum per la competenza informativa per la scuola e le biblioteche italiane. No? Ecco, rapidamente vi faccio vedere che al centro della pagina c'è uno spazio dedicato sostanzialmente alle conversazioni. Se naturalmente avete Facebook, riconoscerete, come dire, la somiglianza. Qualcuno posta qualcosa e poi gli altri possono mettere i like, possono commentare o eventualmente condividere sulle proprie bacheche personali. Davvero sembra quasi Facebook, solo che è un ambiente, quello di Edmodo, dedicato alla didattica. Adesso, cosa succede? Succede che vi faccio vedere dentro al gruppo CV Infocomp Italia che cosa ho messo. Non ho messo praticamente nulla, nel senso che ho creato il gruppo, adesso devo invitare appunto non studenti, perché sennò avrei scelto la sezione classe, ma devo invitare appunto professionisti. Vorrei invitare professionisti, quindi insegnanti e bibliotecari in questo caso. Vedete, non c'è neanche un messaggio ancora, non ho creato mai neanche un post. Quello che sicuramente è interessante, invece, è utile, è questo codice gruppo. Cioè, se io vi mando questo codice che è D3Y65P, lo copio adesso, lo copio, lo mando nella chat come farò tra un attimo di Zoom, voi ve lo conservate questo codice e dopo esservi iscritte a Edmodo potete aggiungervi ad un gruppo, a questo gruppo, inserendo il codice. Ripeto, ve lo copio tra un attimo, adesso vi faccio vedere ancora rapidamente come è strutturato. Questa è la parte messaggi. La parte delle cartelle, vedete, ho creato per ora una cartella che chiamo Slide Laboratori. Se ci clicco dentro, trovate solo le slide del secondo incontro, quello dedicato ai dizionari e alle enciclopedie. Mano a mano caricherò anche tutte le altre, per cui voi eventualmente potrete andare a potete andare a ricercarle, consultarle e eventualmente anche condividerle. Tra l'elenco degli iscritti, invece, come vedete, ci sono io, che sono proprietario del gruppo, giacché sono stato il primo a creare appunto questo gruppo, e poi, vabbè, ho invitato un co-insegnante che è Wikiubic, che in realtà è un mio nickname con il quale gestisco sostanzialmente un altro account. Quindi in questo elenco, tra un po', nelle prossime ore, nei prossimi giorni, potrebbero comparire, se voi ne avete voglia, naturalmente, i vostri nomi in chiaro, i vostri nickname. Sarebbe preferibile, come dire, identificarci tutti quanti per poterci, come dire, per poter poi lavorare con la massima trasparenza possibile eventualmente. Ripeto, non è obbligatorio farlo, però io vi annuncio appunto che in questo spazio caricherò non solo i materiali dei corsi che abbiamo fatto, ma anche i materiali
che oggi inizierò a descrivervi e se reputate utili, naturalmente potremo utilizzare, condividere, migliorare anche insieme e farne un riuso libero e Creative Commons, ecco, senza alcun dubbio. Quindi ora vado sulla chat, ci provo, allora faccio così, interrompo la condivisione, vengo sulla chat e inserisco questo codice, che è il codice di invito a partecipare al gruppo sulla competenza informativa su Edmodo, che vi consentirà. Magari voi già Edmodo lo sapete utilizzare, però tenete conto appunto che il video appunto potrà essere poi riguardato anche da altri, per cui ecco, uso proprio una descrizione di base molto elementare, molto semplicistica. Ecco, voi intanto conservatevelo poi e vi dico anche alla fine della lezione, possiamo trattenerci anche un po' di più eventualmente per rispondere a delle domande anche tecniche, anche per quanto riguarda gli attestati di frequenza, se eventualmente qualcuno di voi ne avesse bisogno. Quindi, ritorno di nuovo in presentazione. Ritorno in presentazione, quindi qua siamo sempre sulla pagina di Edmodo. Con Edmodo io avrei finito, lascerei a voi, come dire, il compito di scoprirne poi le potenzialità, ma ripeto, è più facile di Facebook, soprattutto con l'ultimo aggiornamento di Facebook, io faccio fatica ad orientarmi perché mi ha spostato un sacco di cose, invece questo ancora mantiene una struttura tutto sommato abbastanza agile. Dunque, a questo punto iniziamo il vero e proprio argomento di oggi, che è dedicato appunto al curriculum. Come facciamo? Torno un attimo sulle mie slide e vi introduco a questo discorso. Allora, genealogia di un'idea. Di un'idea nata dal basso. Dal basso ci tengo a dirlo questa cosa qua perché appunto nasce da un confronto serrato in questi anni con qualcuno di voi, davvero sono alcuni anni che ci confrontiamo, con qualcuno di voi presente in quest'aula. Abbiamo fatto decine, forse centinaia di corsi, abbiamo visto migliaia di ragazzi, no? In presenza e poi a un certo punto, purtroppo a causa del lockdown anche a distanza, quindi riconvertendo cose che facevamo in presenza anche in formato esclusivamente digitale. E quindi corsi di information literacy erogati a non solo a studenti naturalmente, ma anche a centinaia di docenti, attività costante, quotidiana all'interno delle biblioteche pubbliche che ospitano, che offrono, che accolgono di continuo attività di interazione con le scuole. Naturalmente io ho partecipato, penso anche molti di voi avranno partecipato alla progettazione, alla coprogettazione di biblioteche scolastiche e ho avuto la fortuna di dedicarmi a ricerche sull'impatto sociale, sull'impatto culturale, economico, anche emotivo delle attività bibliotecarie e spesso nella ricerca tra gli utenti reali, ma anche poi utenti potenziali intercettati nei posti più impensabili, abbiamo sempre rilevato un grande bisogno di formazione. Di formazione, di aggiornamento professionale, di aggiornamento su questioni, come dire, informali, nel senso di apprendimenti necessari per la vita quotidiana, ma anche spesso proprio di aggiornamento specialistico sui temi del lavoro, ad esempio. Allora, questi ingredienti uniti al discorso ossessivo, ossessionante, direi che ormai da decenni si fa in Italia. Se uno è andato a riguardare giornali quotidiani degli anni 90, l'analfabetismo di ritorno era un argomento centrale anche all'epoca. Cioè, non siamo solo noi a discutere degli italiani che di fronte a un testo
sufficientemente complesso, non sono in grado di capirne il contenuto, il significato. Cioè, non siamo noi, nel senso noi adesso, qui ed ora, ma sono decenni che si discute di questo problema. Allora, avendolo sempre come una spina nel fianco, il problema dell'analfabetismo, è chiaro che nel momento in cui decidiamo di fare attività di information literacy, ci assumiamo anche la responsabilità, ci dovremmo assumere la responsabilità di un progetto socio-educativo che sia davvero, che prenda davvero di petto la questione. Ecco, quindi diciamo motivazioni civili unite naturalmente a esperienza professionale, esperienza lavorativa. Quest'idea del curriculum per la competenza informativa ha origine a partire dal mescolamento, dalla miscelazione di questi ingredienti. Allora, per capirci subito, e anche perché appunto approfitto della vostra pazienza e vorrei lasciarvi, come dire, quantomeno con la descrizione più trasparente, più limpida possibile del percorso che è stato fatto fino ad ora, che non è un percorso concluso, anzi, probabilmente è solo all'inizio ed è assolutamente discutibile in tanti suoi aspetti. Ecco. Però ecco, per facilitarci anche un po' il ragionamento, eventualmente la discussione, io vi propongo delle definizioni di curriculum che vengono appunto dal mondo poi del professionale accademico, diciamo, ecco. Per cui vedete, in questo caso Bonaiuti e Calvani e Ranieri ci propongono una definizione di curriculum come un apparato di istruzione corredato di tutti i contenuti e gli strumenti di lavoro che si utilizzano all'interno di un percorso didattico, per cui il curriculum deve contenere una selezione di obiettivi, di contenuti, di stadi di apprendimento, di sistemi di valutazione e strategie didattiche. Ecco, questa è una definizione che poi vi potrete rileggere anche con calma in un secondo momento. Un'altra definizione che ho trovato e che ho trovato interessante è questa, ad esempio, di Pier Giuseppe Rossi, per il quale il curriculum non è, ci tiene a precisare, uno strumento prescrittivo per l'azione didattica, ma piuttosto uno strumento generativo, flessibile, che suggerisce relazioni che permettono di costruire una rete con gli episodi o attività didattiche quotidiane. Allora, pensate agli episodi didattici ai quali abbiamo partecipato insieme in questo percorso, no? In questi 10 incontri. Ogni incontro, io ve l'ho detto di continuo, ogni incontro era autonomo, no? Si sosteneva da solo, però è chiaro che aveva una rete di connessioni con gli incontri successivi e addirittura in certi momenti presentava proprio elementi di non solo di ricorsività, ma anche di progressività, cioè ogni incontro tentava di alzare anche il livello, come dire, della riflessione in merito a certi noccioli, a certi nodi didattici. Quindi, ci dice Giuseppe Rossi, l'episodio non è un curriculum in piccolo, però attenzione, è chiaro che ognuno di questi episodi si autososteneva, però proprio per questo ogni incontro ha delle specificità che poi non ritrovi necessariamente nel disegno generale, no? Non ritrovi necessariamente in uno schema, in un framework complessivo che contiene tutti questi 10 incontri. Quindi, contemporaneamente, dice, il curriculum dialoga con gli episodi, suggerisce alcuni riferimenti che possono servire per costruire una rete e operare contro la frammentazione del sapere e contro il relativismo concettuale. Il curriculum, e questo penso che sia, come dire, spero che sia un elemento importante che faccia venire l'appetito, appunto, diminuisce il carico di lavoro perché fa ritornare alla luce i nodi fondanti. Cioè, io quella lezione di oggi non vorrei che rappresenta, non vorrei, spero che non rappresenti qualcosa di faticoso e di, come dire, ecco, la patacca finale aggiunta su un percorso magari interessante, che però è talmente improbabile che non la seguo. No, in realtà io, come dire, arrivo a proporvi questa cosa sulla scorta appunto di una riflessione avviata ormai da qualche anno e mi sono reso conto che senza uno strumento di orientamento, faccio davvero fatica tutte le volte a riproporre ogni anno attività educative
didattiche ai ragazzi o ai docenti, e quindi, come dire, il bisogno un po' di tirare le fila è stato costante, e adesso io vi propongo naturalmente una soluzione. Una terza definizione di curriculum, e poi giuro che non ve ne propongo più, è quella che invece troviamo nelle indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione. Attenzione, questo, naturalmente questo gli insegnanti lo sanno, ma questo documento è un documento importantissimo, cioè non è un'opzione. Se mi devo occupare di scuola, questo documento lo devo conoscere, per cui ecco. Riprendere la definizione di curriculum per me è estremamente importante. Allora, cosa dicono le indicazioni? Che il curriculum di istituto è espressione della libertà di insegnamento e dell'autonomia scolastica e al tempo stesso esplicita le scelte della comunità. Quindi serve per esplicitare le scelte il curriculum. All'interno di questo quadro, ogni scuola appunto predispone il curriculum con riferimento al profilo dello studente. Quindi il riferimento naturalmente sono gli studenti, non è l'attività didattica in sé, cioè il curriculum non serve a preparare, come dire, a prepararci noi solo il materiale così come in maniera autoreferenziale, ma dobbiamo tenere sempre in mente appunto gli studenti che abbiamo davanti. E malgrado ciò, appunto, a partire da ciò, appunto, nel curriculum d'istituto i docenti individuano le esperienze di apprendimento più efficaci, le scelte didattiche più significative, le strategie più idonee, tenendo conto sempre il massimo grado di autonomia scolastica. Quindi evidentemente non può essere, come dico poi in questo e in quest'altra slide, un curriculum nello specifico sulla competenza informativa. Non può essere prescrittivo, non può essere assolutamente prescrittivo, anche se appunto poi la competenza informativa, data la sua natura fortemente applicativa, cioè noi l'abbiamo capito, non possiamo insegnare il rapporto con i documenti, con l'informazione, senza sperimentare, senza metterci le mani, non basta parlarne. Allora, questa natura applicativa della competenza informativa permette sia di fare una progettazione curricolare predefinita, quindi e di individuare dei punti chiave, no? Basilari, ma anche naturalmente di metterli in discussione continuamente. E come progettarlo un curriculum? Allora, l'idea che mi sono fatto, ma anche insomma dalla una revisione, diciamo, della letteratura, una revisione preliminare della letteratura sul tema, è chiaro che per fare un progetto si è obbligati senza dubbio a fare riferimento sempre al mosaico normativo di riferimento dell'ambito, del contesto nel quale vogliamo andare ad agire con un progetto socio-educativo. Quindi dobbiamo tenere conto del contesto, della cultura, delle risorse, dei bisogni specifici. E naturalmente, stando dentro la scuola, noi sappiamo che i saperi comunque sono divisi in discipline che poi abbiano più o meno. Abbiano più o meno ragione di esistere alcune suddivisioni, però evidentemente ci sono dei nuclei fondanti che noi non possiamo ignorare. Evidentemente, quando parliamo anche di competenza informativa, questi elementi sono assolutamente indispensabili. Allora, il mosaico normativo sulla scuola, io l'ho letto, l'ho analizzato. Anche piuttosto dettagliatamente, da quale punto di vista? Cercando tutte le volte di individuare i nuclei concettuali che fanno riferimento all'informazione, al rapporto con l'informazione, al rapporto con i documenti, quindi al rapporto con i dati, con l'informazione e con i documenti. In particolare, adesso chi ha partecipato al primo incontro, al seminario iniziale in cui presentavamo questo ciclo, anche in quella circostanza, che è disponibile tra l'altro su un video su YouTube, io feci una presentazione rapida
delle differenze, dei punti chiave all'interno di ognuno di questa legge che fanno riferimento all'informazione, al rapporto con l'informazione. Non lo ripeterò nuovamente oggi. Quello che sicuramente oggi invece io vi propongo è un'analisi, è l'analisi che ho fatto, i risultati dell'analisi che ho fatto, leggendo le indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo. Spero di non essere troppo scuro, criptico. Voi casomai mi potete sempre interrompere, chiedere spiegazioni. Adesso io ho bisogno di uscire da questa presentazione per portarvi dentro Drive, nel quale ho creato. Nello spazio su Drive ho creato un foglio di calcolo che ho utilizzato per frammentare il testo che è poi stato pubblicato negli annali della pubblica amministrazione, sono quasi 100 pagine, il testo che contengono le indicazioni nazionali. Allora, che cosa ho fatto? Mi sono letto più volte questo testo e man mano che svolgevo la lettura, cercavo di individuare appunto i periodi, i paragrafi, le frasi in cui c'era esplicitato cioè, o implicito, non necessariamente esplicitato, ma poteva essere anche implicito, un riferimento all'informazione, al rapporto con l'informazione. Allora, all'inizio di questo documento, naturalmente viene affrontato il tema dei traguardi dell'apprendimento. Vi chiedo gentilmente di spegnere il microfono. L'ultima persona che si è connessa, gentilmente. Grazie. Allora, dicevo, nella parte generale del documento si parla di traguardi di apprendimento alla fine del primo ciclo, quali sono gli orizzonti che uno studente deve aver seguito, no? Bene, vedete, io adesso non vi preoccupate, all'inizio sembra un po' complicato, poi dopo naturalmente la lettura si svolge molto molto più rapidamente, però vedete, in questo caso tra i traguardi generali a me ha colpito naturalmente la presenza, no, di parole come questa, ad esempio, nei traguardi generali è previsto che lo studente è in grado di interpretare i sistemi simbolici e culturali della società. Poi vado avanti. Lo studente è in grado di comprendere enunciati e testi di una certa complessità. Vado avanti ancora e trovo che lo studente deve essere in grado di analizzare dati e fatti della realtà e quindi è in grado di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Parliamo di traguardi di apprendimento del primo ciclo, eh? Quindi vado avanti ancora, lo studente ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati e informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento. Voi naturalmente vi risuonerà adesso nella testa per chi ha partecipato agli altri incontri, come dire, no? È stato un continuo insistere su questa terminologia, ricercare, attendibilità, fonti, eccetera. Un altro passaggio, lo studente possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni. Quindi ripete sostanzialmente quello che ha già detto prima. Vado avanti. Il testo, ripeto, questo è un testo che è stato frammentato volutamente. Allora, nella scuola del primo ciclo, primaria e secondaria, tra i traguardi, il compito specifico del primo ciclo è quello di promuovere l'alfabetizzazione di base attraverso l'acquisizione dei linguaggi e dei codici che costituiscono la struttura della nostra cultura, in un orizzonte allargato alle altre culture con cui conviviamo e all'uso consapevole dei nuovi media. Vedete, si parla di struttura della nostra cultura facendo riferimento ai nuovi media. Ma poi, sorpresa, sorpresa, per me è stata davvero una bella sorpresa quando l'ho letto la prima volta, scoprire che c'è
addirittura nella parte, proprio nel cuore pulsante di questo documento, un riferimento alla biblioteca scolastica, che se nella realtà, come dire, è un brutto anatroccolo, che spesso non, le scuole non sono dotate di questa struttura, in realtà le indicazioni nazionali già da tanti anni indicano appunto un traguardo importante. Che può essere raggiunto appunto tramite la biblioteca scolastica come spazio nel quale si legge e si scopre una pluralità di libri e di testi. Bene, questa è la parte, come dire, questa è l'introduzione, la parte generale del documento e delle indicazioni nazionali. E l'ho messa su un foglio. Poi ho creato un secondo foglio che io chiamo Infanzia. E cosa faccio? Prendo tutta la parte del testo delle indicazioni dedicata all'infanzia, la analizzo per cercare di trovare brevi frasi e parole che rinviano in maniera implicita o esplicita al mondo dell'informazione. E vedete già qua, in questa nuova sezione delle indicazioni, c'è una distinzione tra traguardi e campi di esperienza. Per quanto riguarda la scuola dell'infanzia, non si parla di obiettivi di apprendimento, ma si parla di campi di esperienza. Bene, velocemente, tra i traguardi ricompaiono riferimenti all'esplorazione delle tecnologie e dei nuovi media, quindi sin dall'infanzia, attenzione. Nei campi di esperienza, vedete, si fa riferimento a mass media, a libri illustrati. Salta fuori naturalmente saltano fuori le prime attività di ricerca e poi si impara a fare domande, eccetera. Ecco, quindi tenete conto che queste in blu sono le parole che io ho trovato significative, la terminologia che rimanda di continuo alla competenza informativa. Quindi, finito l'analisi della scuola dell'infanzia, vado alla primaria. La primaria, nelle indicazioni nazionali, è divisa in due parti. Cioè, le indicazioni sulla scuola primaria sono divise in due parti. I traguardi e gli obiettivi che si devono raggiungere entro il terzo anno, quindi la terza primaria, e i traguardi e gli obiettivi che si devono raggiungere entro la quinta elementare. Allora, quali sono i traguardi di un bambino di 8 anni, di 8-9 anni? I traguardi sono, guardate, già naturalmente dentro la scuola primaria scompaiono i campi di esperienza e compaiono invece, vedete, gli obiettivi di apprendimento. Ma restando sui traguardi, quindi su questa colonna, vedete, compaiono già le discipline. Per cui quali sono i traguardi dell'italiano, della lingua, della storia, della geografia che rinviano a temi riguardanti l'informazione, l'information literacy? Allora, tra i traguardi, vedete, un bambino deve essere in grado in terza elementare di ascoltare testi orali diretti o trasmessi, legge testi di vario tipo, non ci dice, i traguardi non ci dicono quali. Vedete, questa è la parte relativa all'italiano. Se poi andiamo su lingua straniera non c'è praticamente nulla, c'è veramente poco. Su storia si parla di testi storici o di semplici testi storici. Su geografia compaiono le carte geografiche, le fotografie. E poi in scienze, vedete, nei traguardi per la terza elementare, quando si parla di scienze relativamente all'informazione, si dice che un bambino deve essere in grado di trovare da varie fonti, quindi libri, internet, discorsi degli adulti, informazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano. Allora, questi sono i traguardi. Naturalmente ci si aspetta che negli obiettivi ci sia, come dire, un po' più di dettaglio. In realtà, negli obiettivi, a parte fare un riferimento alla titolazione, alle immagini, come multimedialità, poi per il resto si continua a parlare sempre di testi letterari, testi di divulgazione. Naturalmente non viene specificata, come dire, la natura precisa di questi testi, a parte, ad esempio, fare riferimento alle cartoline. Quindi un bambino di terza elementare deve essere capace di comprendere cartoline, biglietti e brevi messaggi. Quindi qua il documento, come dire, acquista una sua forma specifica. Poi andiamo avanti e non troviamo praticamente più nulla. E passiamo quindi alla seconda fase della scuola primaria, quindi ai traguardi, agli obiettivi di apprendimento. Scusate, adesso
cerco di presentarvelo meglio possibile, i traguardi e gli obiettivi alla quinta, che si devono raggiungere in quinta, quindi comprendendo quarta e quinto anno. Quarto e quinto anno, eh? Allora, tra i traguardi, vedete, in italiano è sempre, deve, si ripetono alcune cose che sono già state messe nei primi 3 anni, naturalmente. Poi, in storia, ad esempio, compaiono tra i traguardi la capacità di organizzare le informazioni e le conoscenze, la capacità di comprendere i testi storici. In geografia è molto, molto, sono molto, molto generiche le indicazioni. Su scienze si ripete quello che è stato detto anche per i primi 3 anni. Il bambino di quinta elementare deve essere in grado di trovare da varie fonti libri, quindi libri, internet, discorsi degli adulti, delle informazioni scientifiche. E poi naturalmente c'è anche arte e immagine, vedete arte e immagine, l'informazione comincia ad acquistare, come dire, a prendere forma, no? Quindi si riparla addirittura nei traguardi, di fotografie, manifesti, fumetti, videoclip. Poi compare anche tecnologia, dentro tecnologia l'informazione compare sotto forma di etichette, di volantini, quindi quando parliamo di tecnologia immaginate il manuale d'uso di uno strumento, no? Un bambino deve essere in grado di leggere il manuale d'uso della PlayStation, mettiamo. Bene, per quanto riguarda i traguardi, per quanto riguarda gli obiettivi specifici di apprendimento, per cui voi immaginate anche quando si parla di obiettivi specifici, già si fa riferimento a conoscenze, a capacità che sono individuate precisamente, ecco, non sono degli orientamenti, non sono degli orizzonti, ma sono appunto qualcosa di più specifico. Anche qua in italiano, vediamo gli obiettivi della quinta primaria prevedono la capacità di comprendere annunci e bollettini, la capacità, ecco, di gestire la titolazione, le immagini e le didascalie all'interno di un testo, quindi parliamo di competenze paratestuali, che già in quinta elementare cominciano a diventare piuttosto complesse. Vedete, tra gli obiettivi specifici, le indicazioni, le indicazioni appunto fanno riferimento anche alla capacità di gestire moduli, orari, grafici, mappe, la capacità di scrivere lettere indirizzate a destinatari, la capacità di scrivere brevi articoli, il giornalino scolastico, il sito web della scuola. Poi andiamo avanti, c'è la terminologia tutta in rosso, questa è sempre significativa, però è sempre molto generica, fa più che altro riferimento a processi cognitivi. Poi vedete, a un certo punto compare il dizionario, Compare il dizionario dove, sempre in italiano, poi per quanto riguarda lingua, qua sulla sinistra voi potete vedere le discipline, a lingua si fa riferimento a testi multimediali, testi, messaggi, quindi mai grande specificazione. Su storia, alla quinta elementare, già compare, comincia a comparire come strumento, diciamo, di consultazione, come forma documentale, la carta storico-geografica, oppure riferimento a grafici, tabelle, carte storiche, manuali, reperti iconografici. In geografia compaiono i filmati, le fotografie, i repertori. Poi andiamo avanti, in arte e immagine compare il fumetto. In tecnologia compaiono le guide d'uso, le istruzioni di montaggio e i programmi di utilità. Allora, già vedete, vi sarà probabilmente già saltato all'occhio che sono un po' messe a caso, a me pare, paiono messe un po' a caso alcune cose. Alcune cose si ripetono forse senza neanche pesarne il peso specifico all'interno della struttura sintattica, delle indicazioni nazionali. Però vabbè, l'importante è cominciare a percepire, come dire, no? La ricchezza di riferimenti nei traguardi o negli obiettivi che ci viene proposta. Allora, quando andiamo, alla secondaria, quando ci spostiamo sulla secondaria, quindi alla prima media, naturalmente gli obiettivi, i traguardi e gli obiettivi di apprendimento cominciano a diventare davvero tanti, cominciano a diventare. Cioè non si scherza più alle scuole medie, io lo dico anche a mia figlia, in effetti, non si scherza più, non si scherza perché le cose cominciano a diventare serie. Allora, tra i traguardi, vedete, c'è sempre il solito discorso dei testi, giustamente, però poi compaiono i manuali. In italiano, vediamo un po', in storia e in lingua compaiono resoconti e lettere.
In storia niente di particolare, in matematica, scienze, musica niente di particolare, in tecnologia più o meno sempre le stesse cose. Ma è negli obiettivi specifici che c'è probabilmente maggiore ricchezza. E infatti, vedete, compaiono non solo i soliti riferimenti a testi argomentativi, informativi, narrativi, eccetera, che sono come dire delle definizioni generali, no, dei testi. Ma vedete, compare riferimento agli appunti, alle parole chiave, alle cartine, alle tabelle, grafici, manuali di studio, la struttura del libro. Vedete, c'è un ragazzo, un bambino, sì, un ragazzetto di prima media, di seconda media, di terza media, deve essere in grado di riconoscere la struttura di un libro per quanto riguarda l'indice, i capitoli, i sommari, eccetera. Andiamo avanti. Cominciano a comparire naturalmente i riferimenti alla capacità di citare le fonti, a quella di parafrasarle, sintetizzarle. Vedete, compaiono formati come le email, i post di blog, i dizionari, programmi radiofonici, lettere personali, istruzioni per l'uso, biografie, biblioteche e archivi. C'è un riferimento alle biblioteche e agli archivi. Poi mappe, schemi, tabelle, manuali, notazioni, fotografie e mostre. In terza media, cioè alle medie, un ragazzetto comincia a imparare anche ad allestire eventualmente una mostra. Ripeto, questi sono traguardi e obiettivi specifici di apprendimento che si trovano nelle indicazioni nazionali per il primo ciclo. Non contento di aver analizzato questo, sono andato a prendermi le linee guida, e le indicazioni nazionali per le scuole superiori. Adesso vado velocemente per dirvi che cosa. Che alle scuole superiori, quindi al secondo ciclo, il secondo ciclo è diviso in biennio e triennio. Nel biennio sostanzialmente compare ancora qualche riferimento all'informazione. Prevalgono sostanzialmente le discipline, i contenuti disciplinari, scompare qualsiasi riferimento, come dire, a competenze trasversali. O perlomeno nel biennio ancora si trova qualcosa, ma nel triennio, quindi biennio e quinto, sì, scusate, biennio e quinto anno, vedete, c'è il riferimento all'informazione, non c'è quasi più. Se voi date un'occhiata a quei documenti, in realtà, il rapporto con l'informazione, non so se più o meno giustamente, insomma, si dissolve, I riferimenti si dissolvono, perché vengono date per scontate probabilmente molte cose, cioè viene dato per scontato che già il rapporto con l'informazione un ragazzo l'abbia finito di costruire a 13 anni, a 14 anni, e considerando la quantità di cose che troviamo nelle indicazioni nazionali, sembrerebbe proprio di sì. Allora, ripeto, a me pare dalla lettura di queste indicazioni che ci sia molta approssimazione, non ci sia stato da parte del redattore di questo documento, del comitato di redazione di questo documento, un'attenzione specifica al rapporto con l'informazione, per cui questo rapporto rimane sostanzialmente implicito, c'è sta all'insegnante, eventualmente al bibliotecario che abbia voglia di inoltrarsi in queste lande, trovare i riferimenti, gli appigli ai traguardi e agli obiettivi. Allora, che cosa ho fatto a questo punto? Che cosa ho fatto? Ho preso tutta questa terminologia, ho preso tutta questa terminologia e l'ho analizzata. L'ho analizzata in questo modo, ho raccolto tutti i termini possibili, vedete in questa colonna in giallo, che fanno riferimento al rapporto con l'informazione e li ho classificati in base ai traguardi, in base agli obiettivi, alla disciplina e a uno schema di classificazione che i bibliotecari conoscono, che è quello appunto di Ranganathan, no? Suddividere praticamente i termini in base a delle faccette, in base a delle categorie, insomma, ecco, delle categorie molto generiche. Cosa ne è saltato fuori da questo piccolo vocabolario? Ne è saltato fuori un tesauro, quello che chiamo un tesauro. Adesso non vi spaventate, i bibliotecari sicuramente non si spaventano, magari gli insegnanti potrebbero un attimo storcere, però ecco, per semplificarvi questa tabella, che cosa ho fatto? Ho preso tutta la terminologia che ho trovato all'interno delle indicazioni nazionali e l'ho suddivisa in base a verbi, quindi processi cognitivi sostanzialmente, forme di documenti,
formati, oggetti, discipline, organizzazioni, persone, eccetera. Quindi ho preso tutta quella terminologia, me la sono riletta, riletta 100 volte fino a che non sono arrivato a confezionare una pagina come questa, che adesso ve la faccio vedere sulle slide. Sostanzialmente ho costruito, ho ricostruito una specie di la terminologia del curriculum implicito sull'informazione che c'è nelle indicazioni nazionali. Sostanzialmente è questo. Allora, rileggendo le indicazioni nazionali, quando si parla di agenti, quindi dei protagonisti della filiera, della conoscenza, della documentazione, si fa riferimento solo agli autori. Non c'è gli unici agenti, cioè le uniche, diciamo, figure umane, a parte gli insegnanti, naturalmente, sono gli autori di opere dell'ingegno. Poi dopo c'è una bella carrellata di processi cognitivi, e naturalmente questi sono davvero tutto, il cuore c'è, il cuore per la gestione dell'informazione, naturalmente le indicazioni nazionali c'è, per quanto sia, come dire, un po' opaco, no? Il suo funzionamento sia un po' opaco, però vedete, i processi cognitivi sono davvero tanti e sono tutti significativi. Quando si fa riferimento alle forme dell'informazione, vedete, noi troviamo appunti, articoli di cronaca, biblioteche, biglietti, blog, carte geostoriche, poi vado avanti, email, etichette, film. Vedete, sono questi i formati. Allora, che cosa ho fatto? Mi sono fatto la domanda, dico, ok, come faccio ad integrare questa tabella? Quindi, come faccio ad aggiungere quello che manca? Mi sono dovuto immaginare in qualche modo un curriculum esplicito, per cui la tabella è cambiata ed è diventata così. A partire dalla mia esperienza di bibliotecario, da un confronto serrato con altri colleghi, con altri insegnanti, allora ho detto, guardate che tra gli agenti, cioè tra le persone, diciamo, tra le figure professionali che agiscono all'interno del mondo dell'informazione, non ci sono solo gli autori che voi trovate qua in blu, ma vedete, ci sono archivisti, bibliotecari, correttori di bozze, editori, giornalisti, illustratori, tipografi, traduttori, no? E queste figure, cioè adesso no, io non lo so se devono per forza comparire dentro le indicazioni nazionali, però dal momento che abbiamo un analfabetismo informativo, come dire, di ritorno mostruoso in questo paese, dal momento che comunque nella pratica didattica siamo sicuri che non c'è sempre un rapporto con le fonti molto strutturato, ecco, allora io penso che magari non le metteranno nelle indicazioni nazionali, però per me, che sono un operatore, che sono come dire, mi occupo di queste cose tutti i giorni, mettere in risalto ai miei allievi, che siano studenti, che siano insegnanti, che la filiera dell'informazione, della conoscenza, prevede anche altre figure, penso che sia utile. I processi cognitivi, vedete, io ne ho aggiunti solo alcuni, tipo installare, redare, revisionare, ma sostanzialmente i processi cognitivi ci sono tutti, mentre sulle forme dell'informazione, vedete, naturalmente quelli in blu sono quelli che ho trovato dentro le indicazioni nazionali, ma quelli in rosso, gli altri colori, sono quelli che ho aggiunto io, perché come abbiamo visto, a partire dal secondo incontro, le forme dell'informazione e dei documenti sono davvero tanti. Per cui ecco, noi teniamone conto, non è che dobbiamo, come dire, insegnarli, farli vedere tutti dentro la scuola questi documenti, però sapere che esistano penso che sia importante, soprattutto se si ha l'ambizione, come dire, o la follia di immaginare, come fa Tommaso in questo momento, che si possa anche creare uno strumento tipo un curriculum che faccia da bussola. No? Quindi, questa terminologia da dove salta fuori di fatto? Da dove salta fuori? Per poter integrare, come dire, le indicazioni nazionali secondo il mio punto di vista, io ho cominciato a leggermi altre fonti, naturalmente, altra letteratura professionale. Vedete, questi sono sicuramente queste sono quattro fonti che sono state per me fondamentali. Allora, Franca Darè, probabilmente gli insegnanti la conoscono, è una dirigente scolastica che si occupa di questi temi da sempre, e quindi sul suo sito ho trovato veramente degli spunti clamorosi, direi. Ecco, ho trovato davvero forse quello che mi serviva. Naturalmente, a partire dalla riflessione sui curriculi e sulle competenze che viene fatta nella scuola, sono andato ad aggiungere
il Digicomp 2.1, che è il quadro di riferimento per le competenze dell'Agenzia Digitale Europea Italiana. Poi, naturalmente, online si trovano veramente tantissimi spunti, tantissimi curriculi, curricula già pronti, per le scuole, naturalmente. Sono andato a guardarmene qualcuno, uno che ho trovato molto interessante è stato questo di una scuola di Avezzano, in Abruzzo, che poi tra un attimo naturalmente vi esplicito un po' meglio. L'ultimo documento che è stato fondamentale per me per riuscire ad integrare, per tentare di integrare le indicazioni nazionali, è stato lo standard di un'associazione di bibliotecari americana, questa in particolare del Massachusetts. È uno standard del 2009, ma insomma, anche se sono passati 11 anni, in realtà mantiene tutta la sua attualità. E anche da questo documento sono andato ad estrarre altra terminologia che riguardasse gli agenti, che riguardasse i processi, che riguardasse le forme dell'informazione che potevano essermi utili. Mi è saltato fuori naturalmente una cosa del genere che io adesso però vi vado a mostrare nel vero e proprio file di lavoro. Quello che vi faccio vedere ora è un cantiere. È un cantiere che sta naturalmente nel mio cloud, ma che sono ben contento di condividere con voi dentro Edmodo. Quindi se voi vi registrate su Edmodo, poi naturalmente questa documentazione ve la faccio trovare tutta. Però che cosa ho fatto sostanzialmente? Ho preso dalla scuola gli obiettivi di apprendimento per la prima elementare, per quanto riguarda l'italiano. In realtà l'italiano è una materia trasversale, non solo alla primaria, ma evidentemente poi anche nei livelli successivi. Però vedete, il curriculum dell'italiano nella scuola primaria, per quanto riguarda la competenza dell'ascolto e il parlato, la lettura e la scrittura, è suddiviso in questo modo. Perlomeno Franca D'Arelo suddivide in questo modo, ma ho visto anche uno schema che viene utilizzato poi nella maggior parte delle scuole. Allora, che cosa ho fatto qua? Sono andato ad integrare tutta quella terminologia che faceva riferimento a agenti, processi e forme documentarie, sono andato ad integrarle, ad innestarle, a precisarle a partire dalla terminologia utilizzata all'interno del curriculum per la prima elementare. Vedete? Per cui voi trovate nella prima colonna tutti gli obiettivi specifici di apprendimento che riguardano l'ascolto del parlato, la lettura in nero e la scrittura. Poi la quarta colonna contiene quello che è stato il mio lavoro, competenza informativa. Allora, poi tra un attimo vi faccio vedere, non vi risulterà nuova questa cosa perché ve l'ho proposta in ogni incontro, vi ho sempre proposto un riepilogo della mappa delle competenze, vi ricordate, no? E questa qua la troviamo segmentata in base ai livelli scolastici. E quindi qua siamo sulla prima elementare, vedete? La prima elementare, un bambino, il curriculum dal quale noi possiamo partire per immaginarci dei percorsi di apprendimento per i nostri allievi, ecco, vedete, sono ascolto e parlato, lettura, scrittura, competenza informativa e competenza digitale. E, attenzione, preciso anche una cosa, il curriculum segmenta tutte queste competenze che poi nella realtà, nell'episodio didattico vero e proprio, nell'episodio di apprendimento, non c'è distinzione, cioè ascoltare, parlare, leggere, scrivere, non è che quando siamo in aula noi possiamo davvero riuscire a segmentare queste capacità, queste competenze dei bambini o dei ragazzi. Cioè abbiamo le nostre rubriche di verifica, di valutazione e quindi naturalmente possiamo cercare di scinderle, ma l'episodio didattico è davvero un momento difficile, cioè insegnare dentro un'aula, che sia in presenza, che sia digitale, questo poco cambia, è davvero il momento chiave, del lavoro sulle competenze. Per cui voi immaginatevi adesso questa griglia come appunto un canovaccio, qualcosa da utilizzare che può essere utile giusto per
cercare di orientarci meglio quando facciamo qualche cosa. Bene, vedete, questa suddivisione l'ho fatta per quanto riguarda la prima elementare, ma poi se vado avanti la trovo anche fatta per la seconda classe primaria. Vedete, la trovo fatta per la terza. Adesso io vi lascio intuire che in questo sfogliare che sto facendo, naturalmente, quando arriviamo ad esempio alla quarta primaria, gli obiettivi specifici di apprendimento non sono più gli stessi, o perlomeno non sono solo quelli che c'erano nei primi 3 anni, ma stanno sicuramente aumentando, stanno sicuramente diventando anche più complessi e man mano che vado avanti, la densità di questo testo diventa sempre più ampia. Vedete, in quinta primaria, naturalmente, la densità è davvero alta. La densità degli obiettivi sui quali si può lavorare all'interno della scuola, diventa davvero enorme alla scuola media, alla prima secondaria. Ascolto, lettura, scrittura, competenza informativa, cioè le macro competenze sono sempre le stesse, diciamo. Ecco, però poi il dettaglio naturalmente si arricchisce tantissimo. E quello che ho scoperto sostanzialmente, che ho scoperto io, probabilmente per gli insegnanti è ovvio, non c'è grande differenza tra prima, seconda e terza media in realtà. Cioè, gli obiettivi specifici di apprendimento sono sempre gli stessi, solo che nel passaggio da un anno a un altro, naturalmente, vengono incrementati alcuni aspetti. Per cui vedete, io adesso vi porto fino alla fine, questo documento ve lo caricherò dentro il modo, e prima, seconda, terza, secondaria, sostanzialmente il curriculum si assomiglia. Allora, questo è lo schema in cui vi faccio vedere le cinque competenze base: ascolto, parlato, lettura, scrittura, competenza informativa e competenza digitale, segmentate, ma che naturalmente voi potete miscelare come meglio credete. Per facilitarvi il compito di capire come orientarsi nella competenza informativa, ho creato un altro file in cui ho messo anno per anno, qua faccio un'evidenziazione, ho incolonnato le conoscenze, le capacità, insomma, le competenze relative all'informazione, quindi alla competenza informativa. Quelli che voi trovate qua sono verbi, sono cose, sono sostantivi che fanno riferimento alla competenza informativa. Naturalmente questo secondo me. Però, ripeto, il mio lavoro è stato quello di provare ad esplicitare questa terminologia e questi processi. Ne è venuto fuori che cosa? Uno schema che vedete, anche solo rimanendo sulla prima riga, questa qua, vedete, i verbi si ripetono sempre, cioè si tratta di imparare. Per quanto riguarda la competenza informativa, imparare ad analizzare e sintetizzare testi o comunque contenuti digitali e anche rielaborarli. Dalla prima elementare alla terza elementare, sostanzialmente come dire, sì, le attività sono sempre le stesse: analizzare, sintetizzare, rielaborare, però vedete i contenuti specifici naturalmente. Vabbè, nei primi 3 anni restano sempre gli stessi. Negli anni seguenti, quarta e quinta primaria, naturalmente cambiano, cioè diventano di più, diventano. Vedete? E questo incremento, questa incrementalità, questa progressività, in qualche modo, la si vede anche solo guardando, no? Cioè guardando proprio le dimensioni del testo, I primi 3 anni rimane sempre uguale, quindi l'analisi dei bisogni bisogna essere in grado in terza elementare di analizzare bisogni informativi individuali di gruppo, facendo attività di brainstorming, conversazioni, dialoghi, discussioni, domande, preconoscenze, e poi anche che bisogna essere in grado di sintetizzare e elaborare informazioni mediante che cosa? Mediante elenchi, frasi semplici, immagini, istruzioni, parole chiave, schemi, tabelle. Attenzione, questa terminologia non l'ho inventata io,
l'ho ripresa dai documenti scolastici e casomai l'ho integrata. L'ho integrata, vedete, negli anni successivi, naturalmente, quando si tratta di fare analisi dei contenuti, sostanzialmente gli elementi rimangono sempre gli stessi, brainstorming, discussioni, domande, eccetera. Per quanto riguarda la sintesi, invece, la capacità di produrre qualcosa cambia, cioè diventa sempre un po' più strutturata. Vedete, già in quarta elementare compaiono grafici, compaiono mappe, compaiono ordinamenti logico-cronologici, e poi vedete sottolineature, tabelle, tracce, insomma, sono prodotti che nell'attività didattica facciamo fare più o meno consapevolmente. E vabbè, qua voi li ritrovate elencati, non siete obbligati naturalmente a fare un corso per ogni cosa, però ecco, quando fate preparate una lezione sulla competenza informativa per i vostri ragazzi, voi potete scegliere quale tipo di dell'informazione fare praticare ai vostri allievi. Un giorno potete lavorare sulle mappe, un'altra volta sugli elenchi, un'altra volta sugli ordinamenti alfabetico-semantici. Vado avanti, lo stesso discorso vale per la consultazione e il confronto delle fonti. Allora, nei primi 2 anni non si parla mai di confronto di fonti. Nei prima e seconda elementare non si parla di confronto di fonti. Comincia a comparire questo processo cognitivo del confronto più nella terza elementare. E vedete, poi naturalmente rimane costante in quarta e quinta, perché poi cosa bisogna essere in grado di confrontare? Se sono in prima elementare, vedete, atlanti, enciclopedie, manuali scolastici, vocabolari, oppure albi illustrati, fumetti, giornalini. Se sono in seconda, sempre lo stesso. Se sono in terza, praticamente in terza scompare il riferimento al maiuscolo. In terza elementare si fa riferimento a tipologie documentarie che sono scritte ormai in corsivo. E quarta e quinta, naturalmente, c'è un'esplosione di formati. C'è già un'esplosione, cominciano ad essere davvero tanti i formati che un bambino di quarta o quinta elementare deve essere in grado, cioè può imparare ad utilizzare. Non è detto che li impari tutti, però ecco, se dobbiamo progettare qualcosa, noi sappiamo che tutte queste forme eventualmente sono praticabili. E ho messo anche le competenze chiave, naturalmente, dei bambini e dei ragazzi, l'ascoltare registrazione audio-audiolibri. E l'ascolto, vedete, sostanzialmente, non sto a dettagliarlo troppo, perché è chiaro che ci sarà una progressività, un miglioramento nell'ascolto, però, ecco, io non riuscivo, naturalmente, a dare dei livelli diversi anno per anno. Invece, dei livelli diversi riesco a darlo nella capacità di lettura della struttura delle informazioni, quindi del paratesto. Man mano che si parte dalla prima elementare con semplici capacità di orientarsi e prevedere il contenuto dei documenti, ma man mano che si va avanti, quando si arriva in quinta elementare, sostanzialmente un bambino dovrebbe essere in grado di identificare l'autore, l'editore, l'illustratore, la bibliografia, le citazioni, il colofon, la copertina, il copyright, le didascalie, eccetera, cioè tutti gli elementi paratestuali. In quinta elementare un bambino già deve essere in grado di riconoscere, se non altro, quella documentazione che viene utilizzata dentro la scuola, a parte il manuale, intendo, naturalmente. Dopodiché, altra attività, altra competenza sulla quale penso sia necessario lavorare è quello della ricerca. Nelle indicazioni se ne parla diffusamente. E quindi la ricerca viene proposta in questo caso non solo sulle biblioteche, ma proprio anche sui motori di ricerca, motori di ricerca online. E vedete, anno per anno, naturalmente, la competenza diventa sempre più complessa, Il lavoro diventa sempre più descrittivo, se non ha il lavoro descrittivo sul curriculum diventa più complesso. Effettuare una ricerca semplice, vocale, testuale o per immagini, anche sui cataloghi delle biblioteche. Attenzione! Non voglio, come dire, la faccio per comodità questa distinzione. Imparare a fare ricerca, si impara a fare ricerca o sui motori online o in biblioteca, è lo stesso, cioè bisogna imparare, punto e basta. Però è chiaro che se noi lavoriamo
dentro una biblioteca possiamo seguire degli elementi di specificità un po' diversi di quando si lavora naturalmente solo su internet. Voi tenetene conto di questo. Dopodiché metto anche come competenza il sapersi orientare tra gli spazi e le collezioni della biblioteca fisica. In prima elementare e in seconda elementare impari ad orientarti dentro una biblioteca fisica. In terza elementare cominci anche a bazzicare librerie, archivi e musei. Cioè, adesso per comodità lo metto, vale anche prima naturalmente, però un bambino di terza, quarta elementare può cominciare ad acquisire la differenza e quindi a capire le potenzialità che ci sono, le potenzialità diverse tra una biblioteca, una libreria, un archivio e un museo. Quindi imparare a distinguere fonti primarie, secondarie e terziarie va da sé. Se lo porto in archivio, un bambino gli devo spiegare che appunto quelle sono una tipologia di fonti che sono diverse da quelle che si trovano in una biblioteca. Per quanto riguarda la valutazione dell'informazione, che è un elemento, come dire, una competenza fondamentale di cui si parla praticamente ovunque, si comincia già in prima elementare, naturalmente, a valutare fiction e non fiction, quindi divulgazione scientifica. E man mano che si va avanti con gli anni, naturalmente i valori che andranno valutati diventano sempre più impegnativi, per cui pertinenza, autorevolezza, accuratezza, obiettività, variabilità sono valori che vanno, come dire, contestualizzati, vanno insegnati contestualmente tenendo conto della classe di riferimento. L'ultima competenza sulla quale ho lavorato è quella del riconoscere il valore dell'informazione dal punto di vista del copyright, quindi dal punto di vista del diritto. Iniziamo già dalla prima elementare a lavorare su questi temi qua. Iniziamo dalla prima elementare in maniera semplice, molto, molto, come dire, semplificata, ma non banale, e poi man mano che passano gli anni, naturalmente, quando arriva in quarta, quinta elementare, vedete un bambino già in grado di definire che cos'è il plagio, in maniera, come dire, giuridica, giuridicamente parlando, chiaramente, come dire, introduciamo una terminologia giuridica, anche se poi non ne dobbiamo fare una questione di principio, non è che devono diventare degli avvocati i bambini, però devono saper distinguere, una cosa che può essere riutilizzata liberamente da una che non può essere. Esserlo. Allora, veniamo alla scuola di secondaria di primo grado, alle scuole medie. Allora, gli obiettivi di apprendimento della scuola secondaria di primo grado, di prima, seconda e terza media, sono sostanzialmente gli stessi. Il contenuto del curriculum è lo stesso, sia per quanto riguarda l'analisi, la sintesi, la consultazione, il confronto e la citazione delle fonti, sia per quanto riguarda le tipologie documentarie. Le tipologie documentarie restano le stesse primo, secondo e terzo anno. Noi possiamo davvero introdurre qua un'esplosione di forme, e sapersi orientare all'interno del testo. Quando parliamo di orientarsi all'interno del testo con un bambino, con un ragazzino di prima, seconda, terza media, dobbiamo già poter immaginare che un bambino riconosce l'autore, l'archivista, il bibliotecario, riconosce il tipografo, riconosce il copyright, riconosce le didascalie, cioè è in grado davvero di maneggiare quello strumento di apprendimento in maniera complessa. E naturalmente questo è un traguardo. Noi poi possiamo scegliere quali di questi elementi insegnare prima o dopo, ecco, in base anche al contesto classe in cui ci troviamo. Per quanto riguarda la ricerca sui motori di ricerca o dentro le biblioteche, la ricerca deve essere avanzata. Già alle scuole medie un ragazzo deve essere in grado di fare una ricerca avanzata, quindi in fase di ricerca, ed essere in grado di usare più parole chiave, anche in base alla logica booleana, ad esempio, no? Deve essere in grado di incrociare più elementi per ottenere un certo tipo di risultati. Andiamo avanti sulla valutazione. Sulla valutazione, naturalmente, i valori che vanno tenuti in considerazione diventano più complessi, ma sono sostanzialmente poi quelli anche della quinta elementare: accuratezza, autorevolezza, rilevanza, pertinenza, validità e variabilità.
attenzione, un concetto come validità dell'informazione è un concetto scientifico, quindi sul quale bisognerebbe lavorare davvero tanto, perché se è vero che c'è l'analfabetismo, probabilmente questo dipende anche da da un mancato approfondimento e rinforzo di questo valore. Lo stesso discorso sul diritto d'autore, la descrizione della competenza rimane sempre la stessa dal punto di vista curricolare. Però dal punto di vista operativo noi dobbiamo alzare il livello, cioè in terza media i ragazzi devono essere in grado davvero di capire la differenza tra un'edizione pirata e un'edizione, diciamo, legale di un documento. Non è possibile, come dire, non è possibile, è possibilissimo riuscire ad ottenere quel risultato lì, lavorando in un certo modo. Allora, questo è il risultato, ripeto, di diversi mesi e anni di lettura, analisi, sintesi dei testi scolastici per cercare di trovare una bussola, alle mie attività, alle nostre attività di information literacy, sulla competenza informativa. E quello che io vi ho fatto una descrizione rapida, naturalmente, giusto per farvi vedere il livello di approfondimento che c'è nel cantiere. Questo è solo un cantiere, non è un documento preconfezionato, non è neanche il tentativo di far circolare delle cose senza naturalmente pesarne davvero l'importanza. Io personalmente, come dire, nella mia attività professionale questa cosa mi sta servendo tantissimo. Mi sta servendo per motivi proprio basilari e anche per motivi, come dire, per ambizioni magari più intellettuali che sono anche più astratte. Però, allora, se devo organizzare una lezione, cosa faccio? Cosa faccio? Apro, vi faccio vedere un esempio concreto, no? Che voi già conoscete, ma ve lo faccio rivedere così capite come ci sono arrivato ad immaginarmi certe cose. Allora, questa è la pagina del progetto Periferia Digitale. Vado sui corsi online offerti agli insegnanti, formazione in corso per la partecipazione. Questo è il programma praticamente che abbiamo svolto in questi mesi. Io vi ho per ogni incontro allegato anche la pagina di progetto. Allora, andiamo a vedere il secondo link, quello del 2 luglio. La scheda di progetto di quell'incontro era come usare le enciclopedie e le fonti informative per imparare. Allora, che cosa ho fatto? Mi sono immaginato il contesto classe, ho specificato il contenuto e la descrizione. Scusate l'audio, per favore, l'audio. Scusate l'audio. Quindi contenuto e descrizione, ho descritto un po' quello che intendevo proporvi, e la metodologia, i criteri di valutazione, nel nostro caso non sono andato troppo nel dettaglio, dopodiché vedete io vi ho sempre messo la mappatura delle competenze. Allora, nella mappatura delle competenze di queste singole schede, voi trovate esattamente riportato quello che ho sintetizzato in questi documenti. Naturalmente, quando organizzo il corso sulle enciclopedie o sui dizionari, cioè posso riportare, posso andare su questo documento, copiarmi direttamente, fare così, che adesso sto facendo un corso in quinta elementare, posso dire in fase di progetto mi copio tutta la definizione che c'è nel curriculum, e la incollo qua dentro, ma nessuno naturalmente mi impedisce di mettere, certamente mettere i processi cognitivi, cioè se sto lavorando sulle enciclopedie, sui dizionari, sto lavorando sull'analisi e la sintesi dei contenuti, sto lavorando sul confronto delle fonti, quindi i processi rimangono sempre quelli, rimangono. Quello che cambia naturalmente è il dettaglio su quali cose lavoro? Lavoro sui dizionari, sulle enciclopedie, lavoro sulle mappe, lavoro su alcuni aspetti paratestuali piuttosto che altri. Allora, voi questo lo trovate in questa descrizione, la trovate in tutti i laboratori che vi ho proposto.
compreso, che ne so, questo su Wikipedia, per dire che è forse uno dei più complessi, perché quando, ad esempio, trattiamo Wikipedia, se vogliamo insegnare ai nostri ragazzi a scrivere una voce enciclopedica su Wikipedia, cioè i processi cognitivi, gli agenti, i processi cognitivi e le forme documentarie che noi dobbiamo tenere in mente sono davvero tante. È quasi impossibile riuscire a scrivere una voce a dei ragazzi, a dei gruppi di ragazzi, se loro non sono sufficientemente abili nel maneggiare, nell'attivare un certo tipo di processi cognitivi. Quindi, ripeto, questo curriculum a me serve per organizzare, per orientarmi quando organizzo unità di apprendimento, lezioni, e quindi anche unità di apprendimento, quindi anche cicli di lezioni più o meno strutturate. Quindi mi serve proprio nella pratica per organizzare gli episodi di apprendimento. Ma naturalmente niente mi impedisce di prendere questa, se fossi un insegnante, probabilmente io farei questo nel collegio studenti quando si discute di curriculum di classe, quando si discute di curriculum di istituto, io proverei naturalmente a far specificare meglio, come hanno fatto poi i colleghi di Avezzano, come hanno fatto i colleghi di Avezzano, proverei a specificare meglio anche che tipo di lavoro si potrebbe andare a fare sulla competenza informativa e sulla competenza digitale. Quindi passo tramite questo strumento, riesco a passare da una riflessione relativa alla mia operatività quotidiana a una riflessione in cui si fa più che altro progettazione e quindi un lavoro socio educativo di più ampio respiro. Mi fermerei qua, interrompo la condivisione e torno in classe perché vorrei avere eventualmente un vostro riscontro su come avete percepito questa mia presentazione di oggi. Eventualmente anche per salutarvi, ringraziandovi naturalmente di aver partecipato e invitandovi a iscrivervi al gruppo su Edmodo. Io intanto interrompo la registrazione e vi ringrazio davvero tutti, ringrazio tutti i colleghi, tutte le persone che hanno partecipato e quelli che mi hanno consentito, soprattutto le colleghe delle biblioteche di quartiere di Pesaro, di fare questa cosa qua, di fare questo percorso e di chiudere addirittura provando a rilanciare con una discussione collettiva. Intanto chiudo la registrazione, ma rimango naturalmente in linea.